niente bilinguismo, niente corrispondenza bionifica tra una lingua e l'altra. E neppure convertibilità. Parlare la lingua è impossibile. La lingua, da qui la tripartizione. Che cosa diventa la differenza sessuale senza la lingua del paradiso? La mistica del sesso. E ogni mistica è mistica del sesso. Mistica comunitaria, mistica conformistica, mistica naturale. Qual è dunque la questione della lingua? È la questione intellettuale, appunto, a ciascuno la sua lingua, ma sua, appunto, a ciascuno. Dispositivo intellettuale, dispositivo di parola. La questione ebraica. Questione della nominazione. La questione cattolica, questione di procedura. Nessuna mitologia nella questione. Nessuna delega o qualcosa che presuma la conoscenza della lingua o la credenza nella lingua. O soltanto l'immaginazione linguistica. Dare il nome al nome. Dare un nome a una cosa.
nominalismo e realismo. Da qui la rappresentazione linguistica. Attraverso la lingua adamica, la lingua naturale, la lingua materna, la lingua nazionale. Carrellata che si iscrive nella lingua del discorso, cioè nell'idealità linguistica, ovvero nella lingua dei litiganti, nella lingua del rumore perpetuo. La lingua. Il mito dell'Etrusco e il mito del Fiorentino. E non vale il riferimento alla lingua come riferimento al libro. La lingua, anzitutto, è lingua dell'esperienza e poi lingua della scrittura dell'esperienza. La lingua. Ancora le virtù, libertà, arbitrarietà, disagio, anoressia, caos. La lingua, ovvero la necessità linguistica. Nessuna ricerca si scrive senza la lingua del labirinto come lingua della traduzione e lingua della trasmissione. E nessuna impresa si scrive senza la lingua del paradiso come lingua della, senza la lingua della trasposizione come lingua del paradiso. Lingua dell'intendimento, ma già lingua della politica, lingua della sessualità, lingua dell'impresa, lingua della città.
La lingua non è ciò di cui pettegolezzo si nutre. L'algebra della lingua dà il sistema della lingua e ogni sistema è paranoico. E la geometria della lingua è quella che consentirebbe, secondo il discorso schizofrenico, diciamo, istituzionalizzato, più o meno istituzionalizzato, di passare da una lingua all'altra. Se in nessun modo io parlo, se in nessun modo noi parliamo, come possiamo permetterci di dire o addirittura di scrivere? Il luogo comune è questo. Io mi permetto di dire, io mi permetto di scrivere. Ora questo, ora quello. Il luogo comune aggiunge, per parlare francamente, francamente devo scrivervi che parlare francamente, scrivere francamente. Chi è l'affrancato? Chi si affranca dalla lingua? Per permettersi di parlare o di scrivere. E quale lingua parla l'affrancato? Chi parla francamente? È la lingua del soggetto. Che rispetto all'idealità, alla competenza, alla facoltà, è in materia di lingua, per forza naturale. Irresponsabile, incapace e debole. La franchezza è del soggetto. Non è la libertà della parola, né l'arbitrarietà,
non è la brutalità, non è il disagio. La lingua. Da qui, cercando e facendo, la sobrietà, la discrezione, la prudenza. Da qui, per la lingua, la tensione. La tensione linguistica, la tensione intellettuale. Chi sa parlare vince? Raggiunge il buon senso, il consenso, il senso comune? Ma come può parlare chi non sa la lingua? Per quanto rumoroso è un parlare muto. La rarefazione linguistica è questa. Il processo intellettuale. Secondo la logica della nominazione, quindi secondo l'idioma, il processo è rivolto alla cifra. Niente completezza, e niente conformità. La rarefazione linguistica è quella del poeta, dell'artista, dello scrittore, del ricercatore, dell'imprenditore, è quella di ciascuno. La rarefazione linguistica, ovvero la lingua per cui la lingua propria della struttura è la lingua con cui la struttura si scrive.
la rarefazione linguistica. Le parole non sono poche né tante. E il silenzio è una proprietà poetica, una proprietà del fare. È come parlarsi addosso, come scriversi addosso. Quando è impossibile appunto parlare sé e parlare l'altro, ma anche parlare di sé o parlare dell'altro. Quando è impossibile scrivere di sé e scrivere dell'altro, quando è impossibile scrivere sé e scrivere l'altro. L'inconscio si risolve nell'insaputo cartesiano, nella competenza chomskiana, senza la lingua. E le dimensioni della parola si spazializzano senza la lingua, diventano dimensioni ontologiche. Ma le dimensioni della parola sono la materia della parola, la sembianza, il linguaggio. E continuiamo a leggere. Intorno alla questione della lingua, Dante, Leonardo, Machiavelli, Ariosto, Aloisio, Cinzio, Delli Fabrizi, Pietro Bembo, Giovan Battista Vico, Giuseppe Peano. E non accentiamo la distinzione ideologica fra la statica e la dinamica, fra la sincronia e la diacronia. La lingua non è quella che Jacques Lacan chiama la lingua tutto attaccato, che per lui è la logica del linguaggio. La linguistique étant la langue qui s'occupe, étant la science qui s'occupe de la langue. E la precisa appunto come logica del linguaggio, come legge del linguaggio. La langue. La la. Senza più riferimento al libro come estraneo all'esperienza, la lingua è propria all'oralità. Non è mai scritta. E abbiamo indicato che non è mai parlata. Proust, ciascuno scrive
In un'altra lì, cioè, Proust dice che ciascuno scrive nella propria, però lì quello sciacché è piuttosto ognuno, scrive in un'altra lingua. Allora, Proust ha torto. Nessuno scrive né in un'altra lingua, né nella propria lingua. Parlare, vivere, questo è l'idioma, questa è la particolarità. Parlando, vivendo, la linguistica dunque distingue fra la lingua, l'altra lingua e la lingua altra. La lingua, nessuna messa in piano. Ed è proprio per la lingua che l'analisi è anzitutto la teorematica, ovvero la diseducazione rispetto all'algebra e alla geometria. Non c'è lezione se non linguistica. La lezione, nemmeno la lezione si impara, perché non si impara la lingua. Ma l'abito è quello di fare di continuo la messa, automaticamente, la messa in piano della lingua. Tutto ciò, naturalmente, francamente, convenzionalmente. Viene facile clonare. Appianare. Fare tutto uguale. Ancora il nefasto principio del minimo sforzo. L'apoteosi dell'algebra della lingua e della geometria della lingua avviene nel monologo.
e da Platone a ogni bellicista. Il vero nome del pacifista. Il dialogo è l'arma fondamentale del monologo. La psicanalisi si è imbattuta, gli scritti di Freud lo testimoniano, nella lingua e se ne è ritratta. E per questa ragione che è stata accettata ed si è messa a servizio ideologico, nazionale. Non così la cifrematica. La torre. La torre. Le cose procedono dalla torre. Dalla torre, dalla verticalità. Babele, Pentecoste. La torre di Babele, la torre della Pentecoste. La lingua non è nativa né innata. Non è di Dio né dell'uomo. La lingua genealogica, quella di cui si sono occupate tanto la linguistica storica quanto la linguistica strutturale, è la lingua dell'imbecille. Su cui si fondano la lingua dell'idiota e la lingua dello stupido. Ursprache. La lingua non appartiene alla maieutica. Non è strumento del dominium mundi. Immanenza e trascendenza, spiritualismo. Si sfatano con la lingua.
E Hegel scrive a modo suo, a modo franco. E noi abbiamo letto la franchezza. Dei suoi scritti. Sprache ist Ursprung des Geistes. La lingua è la sorgente originaria dello spirito. La storia è altra per la lingua. E proprio per la lingua la politica è altra. Mai passata né presente la storia, mai passata né presente la politica. Grazie.